Partirei a rispondere facendo un ragionamento su quelle che sono le stime dei consumi di carne che ci sono al momento e che sono state previste per il 2050. Il World Resources Institute stima che ci sarà una crescita del 70% dei consumi di carne che al momento oggi sono di 70 miliardi di animali ogni anno. Se pensiamo che in Italia ogni anno vengono macellati 600.000 individui, la questione magari non è unicamente riferita ai capretti. Sicuramente i capretti agnelli in periodo pasquale sono gli animali non umani che più vengono interessati dalla richiesta di carne. Nel 2022 sono stati quasi 2,5 milioni gli individui macellati, quindi sicuramente la carne sintetica può essere una delle soluzioni. In particolare, benché altre alternative vegetali come le leguminose o altri sostituti, magari a base di soia o comunque a base vegetale, sono già presenti, è comprensibile che molte persone non siano disposte magari a cambiare la propria alimentazione per includere alternative 100% vegetali partendo proprio da prodotti fisici, prodotti ortaggi, per esempio. Di conseguenza, la carne coltivata potrebbe permettere a quelle persone che ancora ricercano, che ancora desiderano nutrirsi di carne, un'alternativa che sia da una parte sicuramente molto meno violenta, molto meno difficile per gli animali, che non preveda sofferenze, che non li preveda rinchiusi nei macelli, che non li preveda rinchiusi all'interno degli allevamenti industriali, e dall'altra un'opzione sicuramente molto più sostenibile. Se guardiamo anche all'ultimo report IPCC, quello che è uscito il 20 marzo, l'indicazione e i dati sono chiari, c'è una necessità di un cambio e l'alimentazione vegetale sicuramente potrebbe supportare il cambio verso appunto una direttiva più sostenibile. Quindi un po' da tutti i punti di vista la carne coltivata potrebbe essere un'opzione ben accetta. A livello europeo sarà l'EFSA a decidere se la carne coltivata all'interno della categoria Novel Foods è sicura oppure no per il consumo umano, e sarà sempre a livello europeo la decisione del poterla immettere sul mercato. Quindi quello che succederà, dovesse passare anche a livello parlamentare il DDL, è che l'Italia perderà l'occasione, da una parte, per sviluppare un'industria più sostenibile, innovativa e più etica, e dall'altra avrà comunque la possibilità di importare la carne. I cittadini italiani avranno comunque la possibilità di mangiarla, semplicemente non potendola produrre, un po' come è stato per esempio il caso degli OGM.